Buongiorno a tutti, siamo in via di Anellis oggi, siamo qui a raccontare come si ammazza la storia della città di Andria. Questo è ciò che resta dello storico mercato nuovo cosiddetto di via di Anellis, meglio conosciuto come conosciuta come la Piazza del Pesce. Un pezzo di storia che viene sottratto forzatamente perché la volontà dei cittadini andriesi viene ancora una volta violata. Un pezzo di storia che viene, dicevo, sottratto con violenza all'appartenenza della cittadinanza andriese. Un luogo storico che ha rappresentato nei decenni, in molti decenni, non solo un luogo commerciale che attirava tantissimi cittadini e venditori provenienti anche dalle altre città, ma un luogo con un altissimo valore sociale. Ricordiamo le tre piazze cittadine di Andria, quella di Viale Virgilio, quella di Via Flavio Giugno, anch'essa sottratta forzatamente alla volontà popolare, e questo il mercato di Via De Anellis, la Piazza del Pesce. Perché siamo qui oggi? Intanto per ricordare momenti che fanno parte della storia della città di Andria. Un mercato chiuso, non esiste un cartello che indichi la motivazione per cui questo mercato è stato chiuso. Progetti di messa in sicurezza, progetti che parlano di riuso delle strutture, come nel caso di Via Flavio Giugno, progetti che prevedono milioni di euro per questa sorta di riuso di cui nessuno però ha cognizione di cosa significhi. Ed oggi io sono qui in via De Anellis, fra poco sarò anche in via Flavio Giugno, per ricordare che questa piazza, chiusa da un momento all'altro senza che neppure il cittadino possa avere cognizione delle motivazioni per cui la piazza è stata chiusa, chiusa da un momento all'altro senza alcuna forma di organizzazione anche rispetto a quelle che sono le norme previste dal codice del commercio. Quindi vi spiego perché sono qui oggi. Allora, cominciamo a chiarire qualche aspetto, perché chi dall'esterno guarda le cose in maniera superficiale, magari anche con il pregiudizio o peggio, con una cultura allineata che acceca e rende anche irrazionali in taluni momenti, allora ricordiamo che cosa? Che questo è un mercato. Questo è un mercato che è incluso nel piano del commercio della città di Andria. Quindi questo è un mercato riconosciuto
è previsto e incluso nel piano del commercio della città di Andria, il quale prevede che in caso di lavori come la messa in sicurezza, in questo caso della struttura, non solo l'atto che prevede il trasferimento degli operatori, attenzione, mi rivolgo anche agli operatori, non la chiusura, qui non siamo di fronte alla chiusura, qui siamo di fronte a un trasferimento temporaneo, quindi un trasferimento temporaneo di quelli rientranti nella fattispecie prevista dal Codice Regionale del Commercio e più specificatamente dall'articolo 5 del Regolamento Regionale numero 4 del 2017, che dice che in caso di trasferimento di mercato temporaneo, in questo caso per l'esecuzione dei lavori, l'atto che stabilisce la chiusura, in questo caso quindi il trasferimento, deve prevedere il cronoprogramma dei lavori, cioè io devo sapere i lavori quando iniziano e quando finiscono. E qui, come vedete di fronte a me, non c'è un solo cartello, altro segno, altro segnale di disprezzo dei cittadini. Quindi deve contenere il cronoprogramma dei lavori, non solo, e prevedere espressamente che al termine dei lavori venga ripristinata la condizione preesistente. La condizione preesistente, cioè va bene, i soldi, i milioni, che poi da 400.000 nel caso di Via Flavio Giugno diventano 1.600.000, quindi se avessero speso i 400.000 per mettere in sicurezza il mercato e non per altri scopi o per altre finalità, oggi avremmo il mercato con un quarto della somma che oggi è stata stanziata e avremmo il mercato già rifatto con la continuità commerciale. Però questo deve stare nella volontà politica, perché se poi c'è continuità perfetta tra la vecchia amministrazione e questa, continuità perfetta, e allora incapaci erano quelli e incapaci sono questi, per usare diciamo un termine gentile. Quindi cosa succede? Che mi chiudi il mercato, mi scrivi nell'atto comunale e ovviamente anche sulla struttura qual è il cronoprogramma dei lavori e quando prevedi il ripristino della situazione preesistente, quindi al termine dei lavori qua devono tornare gli operatori che erano legittimati ad occupare un posteggio. Non solo, c'è stata già una grossa omissione. Qual è l'omissione? Che quando si sono creati i posteggi liberi, perché sappiamo che nel corso degli anni e dei decenni c'è stata una sorta di abbandono, perché? Perché è ovvio che se mi fai arrivare un mercato in queste condizioni igienico-sanitarie, che davvero qualcuno avrebbe già da tempo dovuto intervenire, non per gli operatori, ma per mettere alla sbarra arrugginita come questa chi ha continuato a mantenere il mercato in queste condizioni. Quindi mi devi fare lavori di messa in sicurezza, gli interventi antisismici, quello che è previsto per l'allestimento dei presidi igienico-sanitari, ma non mi devi cambiare la destinazione di questo immobile, perché la legge prevede che gli operatori al termine dei lavori devono tornare nella struttura a lavorare, perché è un mercato previsto dal piano. E i posteggi che nel frattempo si fossero resi liberi li devi riassegnare facendo un bando comunale come prevede la norma. Invece, di fronte a tutto questo, cioè tutto quello che è accaduto, la decisione di affidare i lavori, la progettualità,
l'aumento dei fondi, non so con gli operatori che cosa è successo. Che tipo di rapporto hanno avuto con gli operatori dal comune di Andria? Cosa sono andati a raccontare agli operatori? Che cosa hanno detto agli operatori di tanto segreto da non fare neppure una riunione con le associazioni di categoria, come prevede la legge? Una violazione del codice del commercio, ma anche una violazione delle minime norme di concertazione che in tutti i comuni della Puglia e a questo punto d'Italia che frequentiamo nei rapporti istituzionali c'è sempre stato. Non una sola riunione, anche come forma di assistenza ai poveri commercianti che erano qui, che probabilmente non conoscono neanche le norme a loro tutela, quindi avrebbero avuto bisogno di una interlocuzione sindacale, perché questo è un mercato. La legge dice che qua devono tornare gli operatori, non che lo devi chiudere. Allora, possibile che noi dobbiamo andare a spiegare ogni giorno, queste cose a chi dovrebbe essere, come dicono ad Andria, visto che siamo nel centro storico, nel cuore genuino della città, dovrebbe essere del mestiere? E continuiamo in questa storia. Aspetta, arrivo. Arrivo da un operatore, da un, diciamo, un cittadino che anche ha il cuore in questo mercato. Da quanti anni? Mio nonno, mio padre. Qua parliamo noi della storia della città, no? La storia della città, dell'economia, della socialità, perché questi burocrati pensano che questo qui, guarda, è solo un palazzo, aspetta, è solo un immobile fatiscente, forse una manutenzione ogni anno. Non conoscono neanche la storia di questi manufatti, perché vengono da un altro ambiente, non vivevano, diciamo, la realtà. Si trovava da un giorno all'altro a dirmi: che facciamo di questo mercato? Ma facciamo un centro sociale, facciamo un trick e ballac. Invece no, perché chi conosce la storia, allora, abbiamo parlato della legge. La legge dice che chi stava qui a lavorare ha diritto a tornare a lavorare, perché il mercato, una volta finiti i lavori, deve restare mercato. Però il comune vuole stravolgere questo, vuole fare tutt'altro. Cosa rappresenta? Cosa rappresentava questo mercato, non ultimamente, nella storia, per questo quartiere e per la città? Per tutto, tutto, rappresentava tutto. Era la storia. Anche un fatto sociale, economico. Quanta gente veniva per risparmiare qua? A prescindere dalla gente che è anziana, pure che non può camminare, che abita vicino, veniva qua a fare spesa. Era pure una gioia la mattina vedere tante persone in giro. Adesso è un mortorio. Quindi questa strategia della distruzione, cioè posso spendere 1000 euro al mese, 1000 euro all'anno per tenere la manutenzione e tenere un mercato efficiente, invece no, lo lascio fermo per 20 anni, lo faccio decadere fino alla morte, perché poi lo devo distruggere, o meglio, devo farne quello che dico io, non lo devo distruggere, devo fare quel che dico io, e non è così. Degradare invece facendo la manutenzione ogni anno, un mese chiuso facendo la manutenzione, era viva questa piazza e non finiva questa storia di secolare. Peraltro, come nel caso di via Flavio Giugno, i fondi stavano stanziati già nel 2010. Se avessero utilizzato i 400.000 euro del 2010, oggi avremmo un mercato a via Flavio Giugno rimesso a nuovo con l'utilizzo di mercato, e soprattutto i commercianti non se ne scappavano, perché tu gli davi più stimolo, lo mettevi, scusami, in condizioni igienico-sanitarie tali da restare nel mercato. Cosa invece li hai cacciati via, li hai fatti scappare? Scusami. Sono scappati via, è rimasto un mortorio qua soltanto. Per la zona terra che hanno chiuso anche le strade qui, la gente come si ferma, si prende una multa e non può venire più nessuno neanche a fare spesa. Infatti si vede un'area completamente morta, abbandonata, come un po' in tutta la città, perché il problema vero è che questa è una città che si è spenta. Questi B&B che lo si è subriaco, questi ragazzi vanno a fare casino soltanto per strada. Ma la cosa più bella era che tu entravi la mattina, c'era un po' di tutto, persone che venivano qua, gente che veniva, anziani che abitano vicino, che potevano fare la spesa, vicino qui,
Invece no, è successo tutto questa porcheria che non ci doveva essere. Quindi una grande sciocchezza secondo noi, noi che tu sai stiamo tanto difendendo tutte le leggi a favore dei commercianti, poi li vediamo messi fuori da un giorno all'altro, questo è anche, come dire, poco gratificante anche per noi. Peraltro in tutte queste storie, a non fare un incontro anche per spiegare alla città che cosa state combinando, questa è la verità. Comunque ti ringrazio, fra un po' andrò anche in via Flavio Giugno, prego, a vedere quell'altra struttura. Mi dispiace per voi che purtroppo anzi forse siete rimasto l'unico presidio davvero a mantenere quella lucetta accesa, che se si spegne pure quella, chiudiamo la città, chiudiamo il centro storico e finisce. Vabbè, le condizioni giustamente della pavimentazione, spesso, guardate, pavimentazione sconnessa, a volte addirittura con pericoli per i cittadini che, specialmente nelle ore serali, quando la luce anche fioca, non è assolutamente adeguata, guardate, è tutto disconnesso. Stiamo parlando del cuore della città, signori, non stiamo parlando dell'estrema periferia, stiamo parlando del centro storico, stiamo parlando del luogo storico più noto e, come dire, più pregiato della città. Queste sono, guardate, gente che inciampa, che si fa male, poi il comune ovviamente che viene chiamato a risarcire. Guardate, questo è l'accesso verso il Museo del Confetto di fronte a me. Questa è una foto emblematica che testimonia proprio lo stato di degrado della nostra città. Quindi che cosa ci volete spiegare? Guardate. Siamo in una condizione davvero indecente, cioè solamente per motivi di sicurezza, ma anche il questore che guarda questo video, il vigile urbano, l'ispettore, l'agente di polizia, lo spazzino, un scupastroia, chiunque in questo momento stia guardando questo video, come sto facendo io, ha il dovere di intervenire, il dovere di mettere subito in sicurezza questa strada. Ma siamo davvero arrivati a questo livello? Anziani che cadono, mo stavo cadendo anche io, guarda un po', ma strazzato la scarpa, se vesca mo stava cada per io. Allora, come si fa? Dicevo anche nella mia ripresa, come si fa a mantenere in queste condizioni, anche se passa uno qualunque, un assessore, un vegio, non si fa una segnalazione, non ci fanno da giustesse un marciapiede, noi li segnaliamo sempre, abitualmente abbiamo fatto anche la segnalazione, non è venuto mai nessuno. Sì, parole, solo parole, e qua la gente che si fa male, io ho un piede gonfio qua che... Bene, va bene. Allora, quindi un grande malcontento. Ho preso una zolta lì. Soprattutto grande dispiacere per questa storia, questo pezzo di storia che dal comune hanno deciso di spegnere senza sapere cosa fare. Storia secolare, perché qua parliamo di oltre 100 anni, non stiamo qui a raccontare anche la storia di questo immobile. Mio nonno 73 anni. Mio padre è 75. Sono più di 100 anni che questo luogo era il luogo storico della città, commerciale e sociale. La gente è tutta delusa, che devono chiudere. Quindi c'è la mentela dei cittadini, assai. È per questo siamo qua, perché ci hanno chiamati anche. Di quei pochi commerciali che sono rimasti. Sì, che poi si riversa anche sul resto, perché la sera quando tu mi spegni la città, mi spegni il centro storico, mi lasci solo il locale per il beveraggio, che cosa vuoi, ti aspetti da una città? Poi parliamo di sicurezza, poi parliamo di che cosa parliamo, di chiacchiere soltanto, di che cosa parliamo. Va bene. Qua è diventato un cimitero. Eh sì, forse quello è quello che vogliono i cittadini, se ne devono andare, devono lasciare la città. Era una festa, mattina e sera qua. Vabbè, però diciamo che un mercato si chiude e tanti altri mercati se ne aprono, solo che noi preferiamo questi mercati, non gli altri mercati che forse fanno comodo a qualcun altro, perché alla fine viene solo da pensare che il buio, la città spenta, fa comodo a qualcuno. E questo è quello che lo diciamo noi, ci assumiamo la responsabilità e facciamo la domanda: a chi
anzi, mettiamola a faccia, come sempre. A chi fa comodo avere un centro storico spento, a chi fa comodo avere una città spenta, cosa succede quando una città è spenta? Queste sono le risposte serie che dovete dare, non le chiacchiere, non le barzellette, le scenografie, il palcoscenico. Qui c'è il malcontento dei cittadini, questo... Non solo, altre città stanno investendo proprio per storici. Riportare nei centri storici anche l'aspetto commerciale. Le strutture antiche proprio, che stanno a riavvivere proprio, poi invece stanno tutte spente. Va bene, abbiamo fatto questo passaggio qui al mercato, alla Piazza del Pesce, chiamiamola così come state identificati in questi oltre 100 anni di vita. Si parla del riuso per altri scopi e non per scopi commerciali, questo lo ripeto, viola anche la legge regionale, perché questo è un mercato che al momento è previsto nel piano del commercio, perché forse qualcuno viene troppo preso dalla telecamera e non spiega ai cittadini che questo mercato non è un mercato estemporaneo, è un mercato con quello di via Flavio Giugno e di via Viale Virgilio, i tre mercati cittadini, è un mercato incluso nel piano del commercio. Quindi gli operatori, ditelo a quei poverini di operatori che, non so, ho sentito le lamentele anche dei familiari, se sono stati mandati via, se fossero stati mandati via forzatamente, spiegategli che hanno diritto a rientrare nel mercato, non il piacere di qualcuno, di qualche politichetto, non il piacere, il diritto di rientrare al loro lavoro, lo dice la legge, ma dal comune in tutta questa storia non hanno fatto una sola riunione. Perché questo timore? Prego, buongiorno. Perché questo timore? Salve. Stavamo raccontando un po' la storia di questo mercato, peraltro come associazione di categoria, sì, va bene, no, tranquillo, non ti preoccupare, guarda, inquadriamo il mercato. Come associazione di categoria noi abbiamo detto che questo mercato per legge deve mantenere la sua natura di mercato, perché la legge dice che una volta finiti i lavori deve essere ripristinata la situazione preesistente, cioè tu i posteggi non me li devi togliere, me li devi lasciare. Se avanzano dei posti liberi si mettono a bando, come dice la norma. Io non voglio entrare nel merito, non so a voi cosa vi hanno detto, non so cosa vi hanno detto, come siete andati via da questo mercato. Non lo so e non lo voglio sapere, però sappiate che se qualcuno vi ha detto ve ne dovete andare, ha commesso una gravissima violazione. Quindi se qualcuno ha detto ai commercianti che stavano qui ve ne dovete andare e non potete tornare, venite in ufficio e facciamo immediatamente un esposto di quelli pesanti, dove andiamo a stigmatizzare qualora si fosse verificata questa situazione. Se invece avete detto che vi trasferiscono perché devono fare dei lavori e al termine dei lavori si torna qui, allora hanno rispettato la legge. Se non lo hanno fatto sono fuori legge, mi assumo la responsabilità di quello che dico e mi assumo anche l'impegno a inoltrare eventualmente anche un procedimento che abbia valore giuridico per il mancato rispetto di questa norma. Via De Anellis, la Piazza del Pesce, per il momento vi lascio, fra poco, diretta da via Flavio Giugno, l'altro mercato chiuso in queste ore, in questi giorni. In pochi giorni distrutta la storia della città di Andria, distrutta la storia mercatale della città di Andria, due mercati storici, la Piazza del Pesce di via De Anellis, il cosiddetto mercato nuovo, e il mercato cosiddetto mercato vecchio di via Flavio Giugno, distrutti in pochi giorni senza che oggi si sappia cosa significhi lavori per il riuso della struttura. Però dicono che questi mercati, nella condizione
in cui erano dal punto di vista strutturale, ovviamente, non certo igienico-sanitario, non torneranno tali, e questa è una gravissima violazione di legge che noi ovviamente ci impegniamo a far valere. Da Via De Anellis è tutto, Savino Montaruli in diretta, buona giornata a tutti, a fra poco.